Oggi viaggiamo insieme nella magica Medina di Tunisi, un luogo ricco di storia e bellezza a pochi chilometri dall'Italia. I voli diretti ed economici la rendono una meta perfetta per un fine settimana alternativo. Un affascinante labirinto di stradine e porte colorate, magari facendoci aiutare da un locale che per un'offerta che si aggira intorno ai 5 euro ci aiuterà a visitare le strade più belle e soprattutto a non perderci. Il centro di Tunisi è il patrimonio dell'umanità e ne capirete ben presto il motivo. Fatevi consigliare quali siano le migliori terrazze costruite con chiastrelle colorate. Pittoresche e uniche nel loro genere, sono il luogo perfetto per scattare selfie indimenticabili e anche qualche foto romantica. L'intera Medina è un immenso mercato all'interno del quale potrete trovare ogni prodotto locale, dai souvenir alle essenze, dai gioielli agli animali vivi. Ogni metro è occupato da un negozio, i cui proprietari parlano discretamente l'italiano, quel tanto che basta per essere cordiali e sperare di vendervi qualcosa. Se siete stanchi, fermatevi a degustare un ottimo tè alla menta. Io lo chiedevo con molto poco zucchero, in quanto devo ammettere che è abbastanza dolce. E mangiare uno tra i couscous più buoni che abbia mai assaggiato. Non dimentichiamoci dei monumenti storici, testimoni di secoli di storia. Qui troverete il Museo del Bardo e le rovine di Cartagine, che vi racconterò in un altro video. E ora una domanda. Sapete quale personaggio storico italiano visse per un anno a Tunisi? Scrivetelo nei commenti. Potete trovare anche una targa che lo testimonia. Salva il video e invialo a chi vorresti portare con te a Tunisi. Alla prossima avventura!